Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai giudei: in verità vi dico, se uno osserva la mia parola, non vedrà mai la morte. Gli dissero i giudei: ora sappiamo che hai un demonio. Abramo è morto, come anche i profeti, e tu dici: chi osserva la mia parola non conoscerà mai la morte. Sei tu più grande del nostro padre Abramo, che è morto? Anche i profeti sono morti. Chi pretendi di essere? Rispose Gesù: se io glorificassi me stesso, la mia gloria non sarebbe nulla. Chi mi glorifica è il Padre mio, del quale voi dite: è nostro Dio, e non lo conoscete. Io invece lo conosco. E se dicessi che non lo conosco, sarei come voi, un mentitore. Ma lo conosco e osservo la sua parola. Abramo, vostro padre, esultò nella speranza di vedere il mio giorno. Lo vide e se ne rallegrò. Gli dissero allora i giudei: non hai ancora 50 anni e hai visto Abramo? Rispose loro Gesù: in verità vi dico, prima che Abramo fosse, io sono. Allora raccolsero pietre per scagliarle contro di lui. Ma Gesù si nascose e uscì dal tempio. Nel Vangelo di oggi Gesù ci fa una promessa. Ci dice che se uno ascolta la sua parola non vedrà la morte in eterno, cioè vivrà per sempre. E subito il nostro pensiero va a quello che ci sarà dopo la morte, va all'eternità, al paradiso, come a dire: se ci mettiamo in ascolto del Vangelo, se facciamo ciò che Gesù ci ha insegnato, ci ha comandato di fare, ecco allora avremo il premio della vita eterna, avremo il premio del paradiso. Ma forse non è soltanto questa la lettura che possiamo avere rapportandoci con questa pagina del Vangelo che ci accompagna ancora in questo giorno di Quaresima. Perché forse Gesù non intende la vita eterna in senso di quantità, non è l'eternità della vita legata soltanto ad un per sempre, ma forse anche ad una qualità della vita stessa, perché la vita eterna non è soltanto la vita per sempre, quella che non finisce mai, ma è anche una vita profonda, è una vita piena, una vita bella. Quindi ascoltare la parola di Gesù non solo, certo ci darà anche quello, ci consegna l'eternità della vita nel per sempre del paradiso, del regno di Dio, ma ascoltare la parola di Gesù ci dà anche la possibilità di una profondità, ci dà la possibilità di una pienezza di vita. Ascoltare quello che Gesù ci ha detto, rileggere i suoi gesti, con la possibilità poi di riviverli, di incarnarli nella nostra vita, di farli diventare realtà dentro alla nostra quotidianità. Ecco, questo davvero ci può dare una qualità diversa, davvero può dare una qualità più alta, più profonda al nostro vivere. E allora sì, che facciamo esperienza della vita eterna, nel senso che facciamo esperienza di una vita piena, di una vita bella, nel senso che sentiamo che la nostra vita porta con sé il profumo del Vangelo, il profumo di Gesù. Sentiamo che la nostra vita ha un senso, perché è una vita come la sua, una vita donata. E allora che possiamo davvero fare esperienza di questa eternità, non solo quella del regno di Dio, quella che verrà, ma anche quella che qui sulla terra possiamo già sperimentare, quella di una vita che è piena di significato, piena di bellezza, perché segue le orme del Maestro, perché segue le orme di Gesù. Grazie anche per oggi e arrivederci a domani.